amici.androidblog.it, ciao a tutti Alessio. Dopo aver provato Max Payne, sempre sul nostro Nexus 7, andremo a provare Jetpack Joyride. Questo è un giochino abbastanza semplice, molto divertente, e che vi permetterà di raccogliere più monete possibili affinché potrete sempre più elaborare il vostro personaggio, che è lui. In alto a destra, una volta aperto il gioco, avremo questa freccetta che ci porterà allo spaccio, che non è altro il negozio dove acquistare tutti i vestiti, gli accessori, gli utility, i gadget. Modificare il proprio profilo, ottenere altre monete. Infatti, come vedete, per il vestiario, scusate, possiamo andare a scegliere tutte le parti del corpo diverse e avrà un prezzo per ognuna di esse. Cliccandoci sopra avrete una piccola descrizione e il tasto acquista se volete acquistarlo. Jetpack sono gli altri. Come dire, il primo infatti non abbiamo la mitragliatrice. Ora qua questo qui è bolle di sapone. Proviamo ad acquistarlo, poi andremo a provarlo e vedere cosa succede. Aggiornamenti sul veicolo: se volete mettere le calamite nei vari veicoli che prenderete durante il percorso, o se addirittura volete acquistare uno dei veicoli in formato d'oro. Gli utility, che sono la partenza per 750 metri, la super partenza che per 1500 metri, quindi il doppio, lo scoppio finale, e via dicendo, tutte le altre utility. I gadget, anche qui una bella lista completa. Il mio profilo per vedere tutte le informazioni su le monete accumulate fino ad ora, quanto avete viaggiato per ogni con ogni, diciamo, mezzo. Gli obiettivi, che sono anche questi abbastanza, e ottieni monete, che non è altro che un market dove con soldi veri, quindi tramite carta di credito, potrete acquistare le monete. Andremo a iniziare a giocare, vediamo com'è il gioco. Aumentiamo un po' il volume. Come vedete, abbiamo acquistato quello con le bolle di sapone, ed ecco qua che si mantiene in aria. Basta cliccare col dito. Una volta prese questo, diciamo, si morirà. Ecco qua le monete. Provo ad andare un po' più avanti per farvi vedere un po' tutto. Ecco qua, con questo prenderete il vostro gadget migliore. Quindi è come se acquisterete una vita in più. I missili e qua le monete. Prendendo queste monete, appena perderete, avete la possibilità di fare una slot. Ecco, ne abbiamo presa una, ve la faccio vedere. Ci facciamo uccidere. Ok, così vi faccio vedere la slot, che vi permetterà di avere una lista di premi. Potete avere ok, così lo vedete meglio. Il bonus moneta, il premio moneta, jackpot moneta, il grande scoppio, giri extra, doppie monete o la partenza
veloce al prossimo giro. Cliccando qui si fermerà. In questo caso non abbiamo vinto niente. Possiamo anche decidere di incassare il gettone che qui sotto vi era il tasto incassa. Qui abbiamo le missioni da compiere, quindi per esempio usare 500 metri tra i trasportatori in un'unica corsa, di raccogliere 400 monete in un'unica partita e via dicendo. Niente, con questo abbiamo concluso. Vi do appuntamento alla prossima video recensione. Come sempre, seguiteci sul blog e sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti!